tante bici qui in Piazza del Popolo per chiedere una città a misura di ciclista, o quantomeno che gli venga più incontro di così. Sì, diciamo più che altro una città a misura umana, perché abbassare i limiti di velocità nelle strade urbane a 30 km orari significa permettere a tutti di potersi spostare in sicurezza, non soltanto a chi va a piedi, in bicicletta o con il trasporto pubblico, anche agli stessi automobilisti, motociclisti. Andare più piano non significa arrivare più tardi, significa arrivare interi, arrivare sani a destinazione, tutti insieme, perché dobbiamo condividere le strade in maniera pacifica e serena. Il limite di 30 all'ora è un limite di civiltà più che un limite di velocità? Sì, sicuramente è un limite di civiltà ed è un limite per dare una svolta alla viabilità urbana, specialmente a Roma, ma in tutte le città italiane. Sensibilizzare un pochettino l'automobilista, il motociclista, e ti parlo anche da automobilista e motociclista che sono, quindi di essere un po' più tranquilli alla guida. Diventare un mezzo definitivamente alternativo, almeno in città, la bici? Questo senza dubbio, soprattutto per i piccoli spostamenti, fino a anche 5-7 km, poi può aiutare anche molto di più naturalmente, ma può aiutare soprattutto le persone a fare attività sportiva, quindi a ridurre anche il rischio di malattie connesse a non fare il movimento, quindi è sicuramente un mezzo alternativo che ha sicuramente un futuro. Sentiamo anche da uno degli organizzatori con il passo in Bella Vista perché la bicicletta è meglio. Si risparmia sulla palestra. Anche sulla benzina. Assolutamente, assolutamente. È un concetto rivisitato che purtroppo non molti stanno iniziando a capire. Negli ultimi tempi però stiamo vedendo che c'è una completa ribalta, e magari visti i prezzi del petrolio che aumentano. E perché unisce le persone anche, fondamentalmente. Un po' si torna bambini? Assolutamente, assolutamente. La bicicletta è... si risparmia anche sullo psicologo andando in bicicletta. Io non direi tanto che in bici è meglio, ma direi proprio che in città, organizzate diversamente da un punto di vista della mobilità, non solo in bicicletta, ma anche per i pedoni, anche per gli utenti del trasporto pubblico, cambia proprio l'aspetto dello spazio urbano, cioè le città diventano più belle, diventano accoglienti, diventano vivibili, diventano ospitali, cosa che onestamente la nostra esperienza quotidiana ci dice che non accade tutti i giorni. Qui per una città a misura di bici? Sì, sarebbe anche ora, perché siamo rimasti gli ultimi in Europa a sviluppare una ciclabilità degna di tale nome. Oggi per esempio il sindaco di Roma inaugura una pista ciclabile fatta con le mattonelle da Montemario, che all'inizio ha un cancello e alla fine ha un altro cancello. Fantastica, utilissima, ma almeno. Comunque non è una questione di piste ciclabili, è di mentalità. Noi abbiamo il più alto numero di macchine per mille persone d'Europa e 700 a Roma. 700 macchine ogni 1000 persone, tutti appena possono corrono, quasi sempre stanno in coda, quindi sono ingombranti, fastidiosi, molestissimi e a volte anche assassini. E ora di cambiare modalità di spostamento, anche perché Roma non è grande. Abbiamo visto anche con il recente European Cycling Challenge quanti chilometri facciamo al giorno, cioè non ne fai più di 10 per fare i due spostamenti normali. Tutti quanti noi, chi abita in centro, chi abita in periferia, non cambia molto. Si può fare, stiamo provando in tutti i modi a convincere questa società devastata e sonnolenta a farlo.